preso e che quindi ha condensato con una serie di interventi, anche riprendendo gli interventi mentre venivano effettuati. La questione della breccia fiscale, io lo ribadisco, proprio per il motivo secondo il quale la genuflessione preventiva delle nostre istituzioni non consentirà molto probabilmente che effettivamente le tasse inevase dal Vaticano siano finalmente pagate, ho suggerito negli scorsi giorni un motu proprio del Papa, perché il Papa continua a fare queste rappresentazioni di grandi aperture, però effettivamente le sue rimangono parole, perché sono le esternazioni di un pontefice illuminato, ma che non debbono necessariamente tradursi in fatti. Motu proprio significherebbe invece che il Papa, per un effetto di una sua decisione, chieda ai suoi, ai vescovi, ai proprietari degli immobili, a tutto quello che è il patrimonio immobiliare della Chiesa, che viene utilizzato, lo ripetiamo, anche per scopi turistici, di adeguarsi alle tasse italiane. Aggiungo una cosa che in questi giorni abbiamo maturato insieme al compagno Franco Giacomelli, che è quella che proprio per aiutare questa decisione, proprio per aiutare il motu proprio di Papa Francesco, nel frattempo noi presso le nostre abitazioni allestiremo dei luoghi di culto in visione del prossimo giubileo, dove i pellegrini del giubileo potranno venire a pregare magari negli orari scomodi, in quelli in cui le parrocchie e le chiese sono chiuse. Così consentiremo ai pellegrini del giubileo di pregare, ma allo stesso tempo chiederemo al Comune di Roma l'esenzione dalle tasse sulla casa, dalle tasse sui servizi e dalle tasse sui rifiuti, in virtù del fatto che nelle nostre abitazioni, mia, di Franco Giacomelli e di chi vorrà seguirci in questa iniziativa, ci sarà un luogo di culto aperto ancora di più del Mare di Ostia, perché sarà aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.